Ciao ragazzi, finalmente possiamo allenarci come Ryan Garcia. Ovviamente dobbiamo prima riscaldarci bene, poi ci mettiamo i bendaggi e i guanti e iniziamo a riscaldarci con il Cobra Bag. Allora, diciamo subito che questo Cobra Bag è fantastico per esercitarci sia con i colpi, vedete, posso portare anche due sinistri veloci e la difficoltà è che si muove tantissimo, soprattutto se noi gli giriamo intorno diventa difficile poi colpirlo, ma anche con i destri posso colpirlo ovviamente. L'unica cosa che non posso fare è colpire sotto, ma è ovvio, però posso portare diretti, ganci, posso portare anche montanti alti. Quindi diciamo che la cosa buona è che ci consente di girare tanto intorno a lui, provando tanti colpi, addestrandoci sia alla precisione sia ovviamente al colpo d'occhio. Appunto, se io poi mi complico la vita portandogli dei ganci, lui inizierà a muoversi nei nostri confronti in questa modalità qua. Avete visto, ho lisciato. Non è semplice. Oh. Cosa buona è portare il colpo e schivare. Oppure pararlo. Ma ovviamente è preferibile schivare all'indietro. Allora, diciamo che vogliamo procedere in maniera sistematica con il nostro Cobra Bag. Lo mettiamo in un punto dove possiamo girargli intorno, poi lo possiamo spostare all'angolo della stanza se siamo a casa, perché sotto ha un gommino che non struscia neanche per terra, cioè non lo graffia, quindi volendo lo metto al centro della stanza, mi ci alleno e poi lo spingo ai lati della stanza. Iniziamo magari un round solo con il sinistro. Quindi ne portiamo uno. Gli giriamo intorno su quelle mani. Siamo morbidi. Vediamo come si muove. Dobbiamo complicarci la vita. Quindi gli portiamo un colpo, ci spostiamo e proviamo a cogliere il tempo per portargliene un altro. Questo lo possiamo fare anche con il diretto destro, quindi farei una ripresa solo con il diretto destro, cercando di stare attento al suo ritorno, quindi porto il destro e mi sposto indietro, porto il destro e mi sposto indietro. Ovviamente non bisogna cadere sul destro, perché altrimenti lui poi ci ricorda che non bisogna fare questo errore. Possiamo fare anche delle combinazioni. La più semplice ma molto efficace è il doppio jab, che possiamo fare anche mentre giriamo. Poi possiamo andare sulle combinazioni più difficili, ad esempio sinistro, passo indietro, destro, sinistro, passo indietro, destro, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Stando composti e stando attenti che ritorna sempre veloce. Poi possiamo ancora aumentare la difficoltà, magari portiamo un gancio e proviamo a prendere il Cobra Bag con il destro, quindi portiamo da kit il gancio sinistro e poi proviamo a prendere con il destro il Cobra Bag, ma è difficilissimo, guardate, sicuramente ora liscio. 1, 2, già. 1, 2, ora l'ho preso. 1, lisciato, lo rifaccio. 1, 2, buono. Poi possiamo fare molte altre azioni, questa per esempio è una mossa speciale. 1, 2, 1, 2,
sinistro, gancio destro, mentre vado a sinistra. Sinistro, gancio destro. Uno, bam! Sinistro, gancio sinistro, è difficilissimo. Devo dire che Garzia è molto bravo a fare il cobra bag. Ovviamente ci tengo a dire anche che questo cobra bag in particolare lo produce Combat Arena con il suo marchio Osu. E in effetti questo lo potete trovare proprio sullo store di Combat Arena. È fatto molto bene, devo essere obiettivo nella descrizione, ma diciamo che allora questa è ovviamente la base che si riempie d'acqua o di sabbia, all'incirca 40 litri di acqua. Poi ci sono tutte le componenti che sono tutte molto robuste. Arriva ovviamente in uno scatolone, dovete poi montarlo, ma è semplicissimo. Questa bella molla messa qui al centro, come avete visto, ci offre questa escursione di movimento e anche questa velocità di ritorno, che se non state attenti vi fa saltare qualche dente. No, in realtà la palletta è molto morbida. Fatemi sapere se avete già provato un attrezzo simile o se lo avete per ora soltanto visto nei video di Ryan Garzia. Poi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e fate iscrivere i vostri amici. Al prossimo video!